Benvenuti nell'entrata della Villa Mussolini, trasformata in un museo, aperto al pubblico. Io sono tra gli amici, tra i collaboratori e i volontari che sono a vostro servizio per farvi ammirare le cose belle della Casa dei Ricordi. La villa è aperta al pubblico, si deve pagare qualcosa, un piccolo contributo per poter sostenere le spese e noi siamo a vostra completa disposizione. Potete telefonare, prenotare, visitarci. Grazie a tutti, vi aspettiamo. Benvenuti nella Casa dei Ricordi Villa Mussolini, fondata nel 2001, il 29 di luglio del 2001. Fondatore è stato Romano Mussolini e adesso entriamo nel parco. E questo busto è stato donato a Donna Rachele da parte dei volontari della guerra del 15-18, rappresenta il Duce. Questo è il busto di Arnaldo, fratello di Benito Mussolini, che è nato nell'85 ed è morto nel 31. Questo è il busto del nostro amico Romano Mussolini, che è morto il 3 febbraio del 2006 ed è stato il fondatore di Villa Carpena, della Casa dei Ricordi. Questo è il busto di questa meravigliosa donna che era Donna Rachele, che è morta proprio in questa casa il 30 di ottobre del 79. Donna straordinaria perché ha visto tante cose brutte, la morte del figlio all'età di 23 anni, il capitano Bruno, la sofferenza che ha visto di Anna Maria, che poi morì all'età di 39 anni, quello che è successo alla contessa Edda, la moglie di Galeazzo Ciano, e poi la morte, il massacro che ha subito naturalmente il marito, Benito Mussolini. Qui vediamo un leccio che fu piantato quando nacque Anna Maria. Anna Maria era quella che soffriva di una gravissima forma di poliomielite e pensate che purtroppo il leccio è venuto su leggermente storto e Anna Maria diceva: è storto come sono storta io. Qui all'ingresso principale della villa vedrete c'è una pagoda che le fu regalata dall'imperatore del Giappone e insieme alla pagoda c'è un grande sasso che è un pezzo della montagna, il Fujiyama, e sembra addirittura che toccarla dia positività. In questo gazebo il Duce trovava la pace e la tranquillità per poter leggere i giornali. Questa è la casetta dei giochi che il Duce fece costruire nel 27, quando nacque Romano. Il Duce fece testare questo materiale che sarebbe poi servito per la costruzione di case popolari.
Benvenuti ancora una volta alla Villa Mussolini, che è stata trasformata grazie a Romano Mussolini in un museo che è aperto al pubblico. Adesso io vi faccio vedere qualcosa del parco, delle cose molto molto importanti. Questo è lo Store, il prototipo che andò al Gran Sasso a prendere il Duce, che poi l'hanno portato in Germania. Tenete presente che l'albergo era circondato da 200 carabinieri. Si capisce che il Duce abbia detto qualcosa ai carabinieri e insomma il Duce è andato via su questo prototipo che si chiama lo Store, senza un spargimento di sangue, senza un colpo di mitra o di pistole. Adesso andiamo a vedere delle altre cose. Qui abbiamo un cingolino, si chiama, che dopo la guerra un'industria della Romagna l'ha trasformato e che si poteva mettere dietro l'aratro che aravano così in collina dove c'era la pendenza. Qui c'è il maglio, è una pressa, una piegatrice si può dire, che dicono che la usava il papà del Duce, come voi sapete che faceva il fabbro. Io però dico quello che mi hanno detto, non posso assicurare niente perché tanta gente dicono quante cose ci sono, saranno vere, ci sono delle cose che purtroppo non sono giuste. Tenete sempre presente che la villa museo si chiama Casa dei Ricordi. È una villa che dentro uno può abitarci e può vivere. Ecco perché tante cose non sono d'epoca. Sapete tutti che il Duce era molto innamorato della terra. Qui c'è una delle mititrebie che sono state adoperate durante la battaglia del Grano. Possiamo andare avanti, possiamo vedere dei trattori, perché Donna Rachele aveva 5-6 poderi, che dopo la terra dava poco e i soldi che doveva pagare di tasse non riusciva a mantenere i poderi, che qualcuno ha dovuto venderle. Qui sono dei trattori, qui c'è la famosa croce di Padre Tam, perché noi siamo per la croce, siamo per la nostra religione e non vogliamo che nessuno venga in casa nostra a dirci cosa dobbiamo fare. Andando avanti troviamo, è incredibile, la 127 di Donna Rachele. Dalla famiglia Agnelli è stato regalato questo trattore che costava esattamente 2.500.000. Si mandava 500.000 lire e poi si pagava in 4 rate. Agnelli, siccome che per essere così grande si capisce che guardava tutti e controllava tutti i contratti, ha visto che era intestata a Donna Rachele Mussolini, le rese le 500.000 lire e le mandò il trattore. Cosa succede? Pensate alla forza di Donna Rachele. Quando è venuto a sapere questo, è sempre andata lei con le macchine Fiat, ma aveva paura a comprare la nuova che magari Agnelli le regalava. E allora questa 127 è stata una delle sue macchine che girava con l'autista. Ha sempre e sempre andato con la Fiat. Questa è stata restaurata. Insomma, sono cose importanti che dovete venire a vedere. Poi andiamo avanti ancora un po'. Cosa troviamo qui? Troviamo la Peugeot 106. È una delle ultime macchine che ha avuto Romano Mussolini. Partiva da Roma e arrivava adagio adagio, alle 10 era puntuale ed era qui. Anche a volte diceva che veniva con l'autista, per non far sapere alla moglie e alla figlia, veniva anche da solo. Pensate, il figlio del Duce, Romano Mussolini, famoso nel mondo come musicista, faceva anche dei bei dipinti. Questa è la penultima che aveva, gli hanno regalata e dice: Romano, ma proprio in giro vai con la tipo rossa? Va bene tutto, basta che consumo poco e sia piccolina. Dopo arriviamo all'ultimo, questo era il pulmino della sua band, che lui arrivava con tutti gli impianti, faceva tutto da sé, arrivava con i microfoni, con gli altoparlanti, con tutti i suoi impianti, e Romano incominciava a suonare. Ecco, qui entriamo nel cuore della campagna, nel cuore della Romagna. Vedete là
c'è la seminatrice che è stata regalata dal Duce alla famiglia Nughini. Ringrazio Arnaldo e Fiscin Vittorio che gentilmente ce l'hanno regalata e l'ha messa a disposizione al museo. Abbiamo delle biciclette anche, ne abbiamo una che dicevano che me l'hanno data a Mercato Saraceno, che era di Arnaldo, un grande fratello Arnaldo, fratello il filosofo, il giornalista, il consigliere del Duce. Morendo Arnaldo, io dico sempre quello che leggo, sembra che il Duce disse adesso devo fidarmi di tutti. Questo è uno dei calessi che secondo a quello che mi ha raccontato deve essere del 1936. Questo è uno dei carri agricoli della battaglia del grano. Questo è uno dei carri famosi della Romagna, fatto in Romagna, costruito in Romagna, dipinto in Romagna. Perché il Duce aveva molto passione nell'agricoltura? Il Duce è riuscito a sfamare anche tanta gente facendo la battaglia del grano. Quello che noi stiamo ripetendo su al Tempio, un'azienda agricola, la battaglia del grano, la battaglia delle pere, la battaglia della frutta. Cosa vuol dire? Non è giusto, sono provocazioni, però lo dico perché questa è la casa dei ricordi, questa è la casa della verità. Non è giusto che diano 20 euro al quintale del grano e poi paghiamo 300 euro al quintale il pane. Questa è una cosa assurda. Come è assurdo anche che io vedo nei supermercati le prugne, le pere che danno 20-25 centesimi, non dico chi li danno perché altrimenti c'è da litigare e discutere con tutti. Io ho già 2 anni che parlano di queste cose, ma quando accendo la televisione e vedo i telegiornali vedo sempre che il tema è sempre presente, che devono rivedere un po' tutto, perché così non si può andare avanti. Ecco perché il Duce amava tanto l'agricoltura, ecco perché il Duce ha fatto la battaglia del grano. Penso che avete capito qualcosa. 20 euro al quintale del grano, 300 euro al quintale a comprare il pane. Con questo vi saluto, vi aspetto a visitare la Villa Mussolini perché è una delle uniche e delle poche cose che ci sono al mondo. Mi spiace dire che è più visitata dagli stranieri che dagli italiani. Comunque la nostra, la gente che trovate qui, anche le guide così, la nostra è una famiglia. Veramente, venite a trovarci che ne vale la pena. Grazie e arrivederci, a presto. Stiamo entrando dentro nel museo, però prima di entrare là vorrei raccontarvi qualcosa di donna Rachele. Abitava nella casa che è qua di fronte, abitava con la sorella. Quando il Duce è venuto a prendersela, che lei non aveva ancora 19 anni. Il Duce l'aveva conosciuta, donna Rachele aveva allora 14 anni, in una locanda che il papà di Mussolini gestiva insieme alla mamma di donna Rachele, rimasta vedova, in quel di Forlì. Allora il Duce era a Trento con Cesare Battisti e quando veniva a Romagna andava a trovare il genitore e anche lui serviva a tavola ai clienti. E come ha conosciuto donna Rachele lì, che le è piaciuta, pur essendo così giovane, subito senza neanche corteggiarla, le ha detto: guarda, tu sarai la madre dei miei figli. Quindi in pratica l'aveva come prenotata. Al che la stessa donna Rachele non ci credeva. Però col passare del tempo, 14enne, 15enne, lei diventava sempre più bella, simpatica e anche era corteggiata, corteggiatissima anzi, dagli altri avventori, al punto che il Duce le faceva delle scenate di gelosia e il papà del Duce aveva detto al figlio: lasciala stare perché tu sei una testa calda e li fai perdere dei partiti piuttosto seri. Allora lui cosa ha fatto? Ha preso donna Rachele e gli ha imposto di venire a vivere in questo posto dalla sorella, che era una contadina, era una bracciante in questo posto. Questo era tutto una campagna, un terreno agricolo. Poi dice: verrò io quando mi sistemo a prenderti.
cosa che ha fatto quando lui da Trento è venuto a Forlì, ha incominciato a fare a scrivere su Lotta di Classe, e come questo giornalino con la penna meravigliosa di Mussolini aveva alzato le tantissime tirature, e ha incominciato a guadagnare dei soldini. Con questi soldini lui ha preso un appartamento in due locali e è venuto a prendersi Rachele in una giornata di pioggia, l'ha caricata sulla canna della bicicletta, e così hanno incominciato la loro vita di convivenza, che è durata 5 anni. In quel periodo lì lei praticamente guadagnava tanto, perché sia per la direzione del popolo dell'Avanti, perché il Duce aveva ottenuto la direzione dell'Avanti e aveva moltiplicato, centuplicato le copie di questo giornale, e poi soprattutto perché aveva anche fondato il suo Popolo d'Italia. Quindi a donna Rachele i soldini non mancavano. E quando è morta la sorella Pina qui a Carpena, lei è riuscita ad ottenere la casa ricomprandola dai proprietari terrieri. E quindi questa è diventata la base della riunione familiare, sia da Milano che da Roma, perché poi dopo vedremo che il Duce, quando era stato chiamato poi a formare il governo del re, è andato a Roma, e quindi sia lui da Roma veniva qui in Romagna, e donna Rachele, che abitava ancora a Milano, lo raggiungeva qui. Allora, siamo entrati nella casa, e qui devo aprire una parentesi, una casa che è stata occupata da tantissimi sfollati, mi hanno detto che erano più di 80, per cui si spiega che l'avevano svuotata per poterci mettere castelli, brande e tutto il resto. E casa che, peraltro, occupata appunto nel 1943, e che poi è stata restituita a donna Rachele nel 57, ovvero sia quando gli hanno restituito anche la salma del marito. La salma di Benito è ritornata, come voi sapete, ulteriormente violentata, perché gliel'hanno riconsegnata su una cassa da sapone con le maniglie tipiche delle casse da sapone, e che donna Rachele ha voluto conservare, non solo conservare per metterlo dentro nella cripta a Predappio, però ha voluto addirittura, si è rifiutata di firmare le carte della riconsegna della salma se prima non constatava di persona dell'autenticità, per cui ha avuto il coraggio di far aprire questa cassa, e ha voluto constatare veramente che c'erano lì i resti di suo marito. Dopodiché, non vi dico, quelle poche persone quasi svenivano, e lei, fortissima, ha messo giù un biglietto dicendo: guarda, con tutto il bene che hai fatto in Italia, guarda in che stato ti hanno ridotto, voglio che tutti sappiano che l'Italia ti è stata ingrata fino in fondo. Ecco, quindi, come ripeto, la casa, quando è stata restituita, lei se l'è trovata occupata da tantissimi sfollati, tant'è vero che ha dovuto vivere per un anno in quello che era il garage di quella che era diventata la dipendenza. Dunque lei ha impiegato più di un anno per liberarsi di questi sfollati, e quando c'è riuscita, allora ha incominciato a rivolere parte della mobilia che anche i cittadini romagnoli gli avevano portato via. Per cui con i carabinieri del posto è andata a setacciare tutte le case di campagna del vicinato, e si è ripresa armadi, camere da letto e tante cose. Però per prima cosa in assoluto lei ha voluto di ritorno la sua macchina da cucire, perché lei si è sempre fatta i vestitini da sola, ovvero si è aiutata da allora c'erano le domestiche che facevano di tutto, aiutavano proprio in tutto e per tutto la padrona di casa. Quindi lei non solo si faceva i suoi vestiti, ma addirittura rivoltava i paltò del Duce per farne i paltò per Bruno e per Vittorio. Allora, voi vedete che in questa stanza in alto c'è un quadro che è stato donato dall'imperatore Hirohito al Duce, ed è un quadro di un estremo valore, perché è fatto su carta di riso con inchiostro di china a spruzzo,
e quindi è datato 1500-1600 e tutta la cornice è fatta di bambù intrecciato. Poi vedete che sotto Romano Mussolini ha ripreso il soggetto. Ecco, questa è la cucina e voi vedete che la cucina è rimasta tale quale, ad eccezione di questo tavolo.